Ciao amici, anche se fa caldo in estate abbiamo voglia di mangiare qualcosa di sfizioso, ma le migliori ricette devono essere light, detox, drenanti e anche dimagranti. E dove le troviamo? Al supermercato già pronte? No, possiamo farle noi! Il segreto è trasformare le ricette tradizionali un po' pesantucce in ricette estive, fresche e light, che in più ci fanno bene e sono bruciagrassi. Se anche a voi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco la mia ricetta per una parmigiana light di zucchine vegana detox e dimagrante. Ingredienti per due persone: 400 g di zucchine, 300 g di pomodori, 200 g di tofu affumicato, basilico quanto basta, sale, olio extravergine di oliva e lievito alimentare in scaglie. Preparazione: tagliare i pomodori a fette sottili e farli sgocciolare nello scolapasta. Tagliare il tofu affumicato a fettine e le zucchine a rondelle sottili. Ungere il fondo di una pirofila con un goccio d'olio extravergine di oliva, mettere un primo strato di zucchine e poi uno di pomodori e poi uno di tofu, aggiungere il basilico sminuzzato e fare altri strati uguali. Chiudere con un ultimo strato di zucchine, un po' di parmigiano vegano e un filo d'olio. Cuocere a 200 gradi per circa 20 minuti e per concludere passare sotto il grill, massima potenza per 4 minuti. A cottura ultimata sfornare e fare riposare per 10 minuti prima di servire. Sembra proprio deliziosa e leggera! Proprietà degli ingredienti. Zucchine sono tra le verdure più drenanti, detox e dietetiche. Con poche calorie apportano fibre e un buon senso di sazietà. Contengono vitamina A, C, acido folico e magnesio. Pomodori sono ricchi di beta-carotene, quindi tra le verdure più adatte all'estate. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Contengono licopene, un potente antiossidante che sembra combattere la degenerazione cellulare. Tofu affumicato è la versione più saporita del tofu bianco, è ricco di proteine e privo di grassi, ha un indice glicemico molto basso, contrasta le malattie cardiovascolari come il colesterolo alto. Basilico non serve solo a dare sapore, il basilico è ricco di antiossidanti, ha proprietà antinfiammatorie e apporta diverse vitamine, tra cui la vitamina K. Avete visto? Se mangiamo in modo consapevole, oltre a mangiare bene, ci facciamo del bene. Per conoscere tante altre ricettine, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!